Bentrovati anche oggi sul mondo informatico. Oggi vedremo la Radeon HD 6870 versione Flex proposta da Sapphire. Iniziamo dal contenuto della confezione. Possiamo vedere i cavetti per l'alimentazione, il cavetto di conversione video, il cavo HDMI, eccolo lì, il solito adattatore VGA DIY. Il CD con i driver aggiornati, il solito manuale di istruzioni e il loghettino Sapphire da appiccicare sul nostro case. Qua vediamo il cavo che da DIY va ad HDMI. Sarà utile nel caso utilizzassimo più di un monitor. E questo è il classico ponticello per il Crossfire, volessimo utilizzare due schede in contemporanea. E qua ovviamente la scheda. Eccola qui, la Sapphire 6870 versione Flex. Vediamo il retro con le due digital port, le due DVI e ovviamente anche la porta HDMI. Ruotando la scheda possiamo intravedere l'aggancio per il PCI Express e qua il dissipatore che poggia ovviamente sulla GPU della scheda stessa. Vediamo i vari condensatori, le lamelle del dissipatore. L'attacco per la ventola dello stesso e girandolo ancora, eccoli qua, i due molex di alimentazione 6 pin, eccoli, tac tac, e ovviamente il ponticello che poi potrebbe essere usato per il crossfire. E qua sotto batte il cuore della scheda stessa, ovvero la GPU. Eccola qua. Vedete, abbiamo scoperchiato la scheda per studiarla meglio. Qua il dissipatore in rame con gli headpipe e le lamelle in metallo. Questo per una maggiore dissipazione del calore. Qua la scheda con i vari chip della RAM, i condensatori e ovviamente il chip ATI del 6870. Ecco il dissipatore invece che Sapphire propone così. Con questi colori nero-azzurri molto graditi e l'adesivo col logo della casa produttrice sopra la ventola. Bene, vediamo la scheda ancora più nel dettaglio. In sovraimpressione potete leggere la scheda tecnica di questa VGA. Possiamo vedere tutti i dati relativi alla stessa. Eccola qui, la configurazione a tre monitor, resa possibile dalle due uscite DVI e da quella che HDMI in contemporanea. Sicuramente il gioco su tre monitor è davvero divertente e appassionante, ci si sente davvero più al centro dell'azione, sia con giochi come questo che stiamo vedendo, che è uno sparatutto, sia con giochi di guida, di volo e addirittura anche con i giochi di strategia. Il campo di gioco diventa quasi illimitato. Ora, insomma, in sovraimpressione vedete le immagini tratte dal videogioco Crysis 2 e i risultati dei nostri vari test, sia col 3D Mark 2011, dove abbiamo fatto all'incirca 6120 punti, sia con quello del 3D Mark Vantage, dove la GPU ha ottenuto un punteggio più o meno di 15600 punti. Se proviamo a overclockare la scheda video, questi dati ovviamente aumenteranno in maniera esponenziale. Più si sale con l'overclock, più i dati e i punteggi salgono a loro volta. Con i videogiochi non abbiamo riscontrati grossi problemi né con numero di frame né con tempi di caricamento delle immagini e quant'altro. Quindi sicuramente una scheda che ci sentiamo di consigliare a tutti i nostri utenti, una scheda che nei vari shop online si può trovare dai 170 euro in su e sicuramente una spesa eccellente e ne vale la pena fare. Bene, anche oggi abbiamo finito, noi vi salutiamo, alla prossima. Ciao ciao e ringraziamo Sapphire per averci offerto questa scheda in test.